Barbara Tibaldi, un risultato davvero importante, il reintegro dei dipendenti della Botteró che vi dà una grandissima soddisfazione. Tanta, tanta e tanta gioia. Sono sei lavoratori che erano stati licenziati, quattro di loro assunti con la legge di collocamento obbligatorio, cioè disabili, due di loro delegati della FIOM. Abbiamo lottato, abbiamo creduto che in questo paese si potesse ancora affermare che c'è una legge, si può garantire una giustizia, una tutela dei diritti delle persone. Le aziende che pensano di risolvere i loro problemi facendo fuori chi è più fragile, chi è più debole o chi fa del sindacato, penso debbano fare una riflessione anche a partire da queste sentenze. Ecco, quali sono stati i punti, i passaggi decisivi, per arrivare a questo importante risultato da parte vostra? Il primo passaggio decisivo è stata la decisione di quei lavoratori di non arrendersi e di non accettare i 20.000 euro che gli avevano offerto per firmare le loro dimissioni. Da lì in avanti la sfida è stata rimanere insieme e farci coraggio e credere che nonostante tutte le riforme, le leggi che hanno precarizzato il mondo del lavoro, potevamo ancora ottenere un risultato e affermare una cosa giusta. Non è cosa frequente. Ecco, questo risultato importantissimo può rappresentare una sorta di precedente importante, una sorta di anche strada nuova per il futuro, per la tutela dei lavoratori. Rappresenta un precedente che non deve servire, come dire, chissà che cosa, deve servire soltanto a ricordare che è la strada giusta da intraprendere quando si affronta una crisi aziendale, è quella di lavorare insieme per trovare le soluzioni e non provare a passare attraverso i licenziamenti. Allora, lei è uno dei dipendenti che è, diciamo, uscito vincitore da questa vicenda. Le chiedo innanzitutto, attualmente, adesso che è arrivato questo reintegro, questa sentenza, il suo stato d'animo. Beh, vincitore è una parola grossa, nel senso che da una situazione del genere si esce un pelino provati, non dico distrutti ma provati, perché è dura trovarsi senza lavoro all'improvviso, senza una motivazione valida ed è neanche tanto semplice comunque mandare avanti una vertenza con la speranza di avere un riscontro positivo. Noi sapevamo di avere, vi parlo a nome di tutti, delle buone ragioni, tante buone ragioni, e sapevamo anche di essere ben rappresentati da uno studio legale di alto livello. Bisogna avere tanta pazienza e costanza nell'aspettare la sentenza, ecco. La sentenza è arrivata, è stata un'ottima sentenza. Il giudice ha dato praticamente ragione a tutte le nostre richieste, quindi meglio di così non potevamo sperare, quindi siamo fiduciosi per il futuro. Ecco, fiduciosi e anche soddisfatti, non era facile di aver intrapreso questo cammino, diciamo. Sicuramente, sicuramente. Ecco, che periodo è stato? Comunque adesso potete in qualche modo gioire, ma è stato un periodo davvero difficile, immagino, per voi. Ma sì, è stato un periodo difficile. Poi io nel mio caso personale purtroppo ho avuto anche un lutto in famiglia subito dopo, una cosa improvvisa, quindi insomma si sono unite delle difficoltà alle difficoltà già che c'erano. Diciamo che adesso si guarda il futuro con un po' di serenità. Anche lei è uno dei dipendenti che è stato reintegrato grazie a questa sentenza, quindi le chiedo anche a lei, insomma, il suo stato d'animo adesso e com'è stato questo periodo, insomma, che avete passato. Ma dunque, diciamo che il periodo è stato un periodo abbastanza, molto difficile da affrontare, per il semplice fatto che dopo 15 anni di, diciamo, impegno in un'azienda, trovarsi da un giorno all'altro con una lettera di licenziamento in mano è stato molto duro. E è stato molto duro e ho cercato di affrontarlo come affrontavo il lavoro, cioè in modo serio. Non sapendo però dove andare a sbattere la testa, perché comunque diciamo che quando affronti un problema che non hai mai potuto affrontare, non hai mai affrontato prima nella tua vita, cosa fai? Chiedi consiglio alle persone che ti stanno attorno. Io ho chiesto consiglio, sono girato, al centro per l'impiego qua e là e ho visto che comunque sbocchi di lavoro non ce n'erano. Fortunatamente ho trovato un mio amico che tra l'altro lavoratore di un Botteró sindacalista, mi ha detto: ma
prova a venire in CGIL, che cerchiamo di fare un'avvertenza nei confronti della Bottero, perché tu sei stato licenziato, diciamo, senza validi motivi. Io mi sono venuto qua, ho conosciuto la segretaria Barbara Tibaldi, lei mi ha detto: guarda che comunque noi abbiamo l'avvocato Silvio Ingegneri, che è un ottimo avvocato. In effetti abbiamo notato durante tutte le volte che ci siamo trovati in tribunale che è stata un avvocato competente, che ha saputo rispondere punto su punto a tutte le, diciamo, i motivi di licenziamento che abbiamo avuto dalla Bottero. Quindi la sentenza, io non posso che essere entusiasta, perché ho raggiunto il punto in cui volevo ritornare, cioè ritornare dipendente in Bottero e cercare di tornare a svolgere il mio lavoro nel modo in cui lo svolgevo prima, senza nessun rancore nei confronti dei miei datori di lavoro, dei miei colleghi, cioè in modo tranquillo, sereno e soprattutto serio, come lo affrontavo prima. Ecco, quindi adesso si torna al lavoro con questo nuovo entusiasmo, diciamo. Certo, l'entusiasmo è quello che avevo quando avevo 26 anni, che sono stato assunto dall'ingegner Quaglia, che è stato per me comunque un ottimo responsabile, che mi ha insegnato molte cose. Questo è tutto.